Che fatica. Allora, eccoci qua. Ho lato il divano così ho più spazio e come al solito show you. Allora, possiamo dire che è finito Natale? Possiamo levarci il cappello? Possiamo levare tutte le ambientazioni? Possiamo levare l'albero di Natale? Possiamo fare tutto questo? Va bene. Leviamoci le piedi anche sta roba perché fa soltanto sfondo ed è incinta per il Natale. Adesso il Natale bisogna ripudiarlo completamente. Che cosa? Adesso finalmente siamo senza Natale. Vi starete già chiedendo che cazzo di video è questo? Finalmente è iniziato il 2019. Come ogni anno, all'inizio di ogni anno, ci sono tutte le persone che fanno tutte le sue previsioni per l'anno successivo, tutte le proprie obiettivi per l'anno successivo e tutte quelle cose assolutamente inutili. Adesso non sono qui come farebbe molta altra gente a dirvi: per il prossimo anno voglio fare queste cose qua, mi permetteranno di migliorare la mia persona, quando palesemente non andrò a farle. Non farò neanche una cosa del tipo: andrò a fare quest'altre cose qua. Questi qua sono davvero semplici, quindi ce la farò e devo volere bene la mia famiglia, devo mangiare sano, devo fare queste robe qua, perché palesemente è una minchiata da fare, quindi non vi prometto neanche roba del genere. Sapete che cosa vi prometto? Dopo essermi levato la felpa perché sto già morendo dal caldo, vi prometto la cosa più sensata. Ovvero, se cose troppo difficili non voglio prometterle e se cose troppo semplici non voglio prometterle, sapete cosa prometto? Prometto cose che non dipendono da me. Che cosa significa? È molto semplice in realtà. Ad esempio, l'altro giorno, poco prima della fine dell'anno, il canale ha raggiunto 69.000 iscritti ed ero molto contento della situazione, perché 69.000 iscritti era l'obiettivo e quindi volevo raggiungere 69.000 iscritti. Quindi ero andato addirittura su Instagram a festeggiare e dire: sì, siamo finalmente arrivati a 69.000 iscritti. Per poi passare 2 giorni e abbiamo già superato 69.000 iscritti, siamo 70.000. E questo non dipende assolutamente da me, è colpa vostra se siamo già passati da 69 a 70 nel giro di 2 giorni. Quindi, per quest'anno, visto che non mi avete dato il tempo di festeggiare 69.000, l'obiettivo di quest'anno, che appunto non dipende da me, è raggiungere 696.696 iscritti. Perché non potete privarmi della felicità di raggiungere questo traguardo. È colpa vostra. Sapete perché è colpa vostra? Adesso ve lo spiego perché è colpa vostra. Perché avevo fatto, e tra l'altro con questo si conclude ufficialmente Natale con Gaver, perché avevo promesso con Natale con Gaver di portare video che volevate voi, e moltissimi di voi mi hanno chiesto, anche se in modo molto scherzoso, di portare un video di Fortnite. Quindi io, come promesso per Natale con Gaver, il 25 dicembre, visto che è il gioco con più richieste ed è diciamo il giorno definitivo del periodo Natale con Gaver, ho portato un video di Fortnite. Prima di tutto, già video che non avrei voluto fare, ma che sono stato costretto. Seconda cosa, il video è andato troppo bene. Non so perché negli ultimi giorni il video è passato da tipo le 10.000 che era inizialmente a oltre 40.000 sul momento, e non so perché, e questo passaggio da 69 improvvisamente a 70 è colpa di quel video, e ne ho la certezza. Quindi, il fatto che non ho potuto festeggiare 69 è colpa vostra. E tra l'altro adesso mi costringete pure a fare un video dedicato a 70.000 iscritti e devo inventarmi qualcosa. Non perché faccio speciali, ma visto che faccio sempre video di ringraziamento e roba del genere, dove devo inventarmi minchiate di ringraziamenti, cose che palesemente non penso, per colpa vostra. Complimenti, complimenti, ne fate sempre una buona, eh? Complimenti. E sapete cosa avete sbagliato oltre a quello? Sempre a causa di Instagram, perché ho deciso di utilizzare praticamente Instagram come social più attivo, visto che Facebook mi faceva schifo. Praticamente ho abbandonato tutto quello che c'era, che avevo creato su Facebook, perché mi faceva schifo. Ho messo un'immagine su Instagram dove chiedevo: mi devo tagliare i capelli? E mi aspettavo tipo una risposta definitiva, sì o no. Come al solito mi avete fregato. La risposta era nettamente neutrale. Metà gente che diceva sì, metà gente che diceva no. Metà gente che diceva fatti rasato, metà gente che diceva continua a farli crescere. Quindi, cosa volete da me? La risoluzione per quest'anno allora è questa. Perché questa è una risoluzione. La prima risoluzione è quella degli iscritti, la seconda è questa qua. La seconda risoluzione dell'anno è capire se mi devo tagliare i capelli. Ditemi se mi devo tagliare i capelli sì o no. È una cosa importante, me lo dovete far sapere assolutamente. Quindi vi invito a, qua nel sondaggio, a dirmi sì o no. Questo 2019 bisogna farlo partire in questo modo. Una cosa importante dopo l'altra, costantemente. Di solito si dice nuovo anno, nuovo me. Col cazzo, io sono perfetto e non cambio assolutamente mai. E sta a voi cambiare per me, in modo che le cose vadano bene per me. Sapete cos'altro bisogna fare quest'anno? L'anno scorso avevo appunto iniziato a parlare del fatto che volevo terminare le mie serie di Minecraft per potermi finalmente concentrare su altra roba. Però prima di terminare la serie di Minecraft, visto che non volevo terminarle proprio improvvisamente, completamente a caso, volevo appunto finire tutte le cose che avevo promesso. Certo,
va bene. E quello era il mio obiettivo. Soltanto che ci sono dei problemi. Uno sono i miei problemi mentali che mi costringono comunque a fare cose esagerate, nonostante voglia abbandonare la serie, nonostante voglia concludere le cose e continuare a creare progetti troppo grandi per giustificare il fatto che voglio chiudere la serie. Ma devo terminare nei prossimi mesi la serie perché è importante. Entrambe. Ma più che altro il vero problema è che voi continuate a ricordarmi cose che ho promesso di fare e ogni volta dico: che palle, devo aggiungere anche questa alla lista. Cosa che non sarebbe un problema se non avessi detto di terminare completamente la serie. Mi stanno continuando a cadere i capelli. Capite perché me li devo tagliare? Sono lunghi. Sai che cosa faccio? Sai che cosa faccio? Risolvo il problema e non mi cadono più in faccia. Forse mi sarei dovuto fare una doccia prima di registrare questo video, ma appunto, io non devo cambiare, deve cambiare il mondo attorno a me. Se io sono sporco, il mondo attorno a me deve diventare sporco, non il contrario. Giusto? Giusto. Tornando all'argomento Minecraft, altro obiettivo dell'anno è appunto completare la serie di Minecraft in modo che nessuno mi possa più dire nei commenti: ma Minecraft quando esce? Perché vedo questa frase su tutti i commenti in ogni singolo video e ogni singola volta la risposta è o di domenica o appena è pronto. Ci sono soltanto queste due opzioni. E così posso anche smettere di avere i commenti del tipo: ehi, mi piace davvero tanto il tuo canale, fai davvero dei video originali, ma porti soltanto Minecraft, non potresti iniziare a smettere di fare quella serie lì e portare qualcos'altro? Guardi il canale. C'è gente che si lamenta perché porto Minecraft tipo 4 volte al mese quando va bene, e poi c'è gente che mi dice: porti soltanto Minecraft e porta altri contenuti. Quando tipo al mese porto all'incirca, diciamo, 20-25 video e 4 di quelli sono Minecraft. Se ti va bene. Se riesco a farne abbastanza di Minecraft, di solito sono 2 o 1 tendenzialmente, anche se vorrei portarne di più. Quindi la percentuale di roba mi lascia così confuso che la soluzione ormai è soltanto: cancella Minecraft, buttalo via, completamente cancellalo dall'esistenza e fai tabula rasa della mente di tutti e dici che no, io non ho mai portato Minecraft, io Minecraft ma che, è un gioco per bambini, ma ti sembra che io possa fare una serie del genere? Anche se le serie che cerco di portare sono comunque un certo impegno, con un certo studio, con un sacco di due ore di lavoro dietro, ma se dici Minecraft la gente dice: ah, quindi te c'è un canale di Minecraft. Eh no! È praticamente un decimo del canale. Faccio altra roba. Su via. Datemi merito per le cose che mi merito. Appunto, avete visto com'è il tema di quest'anno nuovo? Io non devo cambiare, è colpa vostra. Madonna santa. Non mi metto mai questi cerchietti qua. Vedo che sono perfetti e studiati apposta per me. Credo di aver fatto abbastanza il catino. Posso tornare un attimo serio? Credo fosse abbastanza evidente del fatto che tutto quello che ho fatto finora era palesemente ironico ed era estremamente scherzoso. Però se non lo dici queste cose qua, alcune persone tendono a non rendersene conto. Se tipo anche la prima volta che vedi un mio video mi vedi in questo modo qua, dici: questa persona qua ha problemi. Ad esempio, avevo fatto il video di Blur l'anno scorso ed ero molto contento di guardare quel video lì, perché un sacco di gente quando entrava nel video pensava subito che io fossi una persona arrabbiata, che diceva: ah, Blur è una persona brutta e cattiva, quando semplicemente stavo facendo il cretino per i primi 3 minuti e poi per i successivi resto del video praticamente diventavo serio e parlavo. E infatti mi sono reso conto del fatto che un sacco di gente non se ne rendeva conto subito. Probabilmente era il primo video che vedeva di me e quindi pensava che io fossi un cretino e praticamente mi insultava nei commenti, per poi continuare a guardare il video, rendersi conto che in realtà non era un coglione e cancellare il commento. Cosa che mi ha reso molto contento e molto felice, perché non solo ero riuscito a fare una cosa, diciamo, più da YouTube, che come vedete io faccio roba da YouTube davvero di rado, ma contemporaneamente sono riuscito a farlo pure nel metodo che voglio. Quindi quest'anno in realtà uno dei miei obiettivi sarebbe cercare di più fare video di quel tipo lì e video del tipo di Fortnite. Perché per quanto video di Fortnite sia del gioco di Fortnite, so che a molta gente non piace perché ha stancato, e anche a me non è il mio tipo di gioco, quindi non ho mai avuto interesse di giocarlo. Però il video, per come l'ho organizzato, me l'ha detto pure un sacco di persone, del fatto che praticamente i primi 5 minuti di quel video lì sono soltanto io che installo il gioco, e un sacco di persone mi hanno detto: wow, non mi sarei mai creduto che guardare una persona che installa un gioco per 5 minuti potesse essere così divertente. L'avevo già provato un bel po' di tempo in passato con i video di Passepartout. Avevo fatto appunto un video più su quello stile lì, però avevo sempre paura di portare video in quel genere perché ho paura che il sarcasmo sia, perché anche lì ho visto persone che non si rendevano conto del sarcasmo e tutto quel discorso lì, quindi ho sempre un minimo paura di fare quei video lì. Però visto che ogni volta che li porto vedo un sacco di persone che non sono estremamente felici e praticamente sono i loro video preferiti, voglio tentare anche di fare più video verso quel genere lì, perché li trovo estremamente divertenti da fare, mi richiedono molta creatività, molta improvvisazione sul momento e vedo che piacciono anche un casino di persone, quindi cercherò di trovare altri argomenti per il 2019 di fare video di quel tipo lì. Ho parlato appunto in modo parzialmente serio e parzialmente scherzoso del discorso Minecraft e avevo detto che iniziando 2019 non volevo proprio portare Minecraft più sul canale,
ma mi sono reso conto che mi mancano ancora troppe cose, anche semplicemente per dire di troncare la serie a merda, quindi ci metterò ancora due o tre mesi, probabilmente anche qualcosa di più, per terminare le serie. Però ho già, lo so che non dovrei avere già l'idea attualmente, però ce l'ho già, un'idea per finire entrambe le serie. Una fine di una serie, probabilmente quella di Minecraft It, sarà molto più tranquilla. Quella di Minecraft Time ho un'idea parecchio tosta, non so neanche se sono in grado di farlo perché non dipende da me all'incirca. Potrebbe essere un video davvero interessante, carino, e che teoricamente non potrebbe fare nessun altro. So che può suonare strano, ma probabilmente è per questo che sarà molto divertente da fare e spero tantissimo di poter riuscire a fare anche. Non lo so. Comunque ho detto un casino di minchiate per l'intera durata del video. Se volete un minimo di aggiornamento sul canale, farò un video di 70.000 iscritti tra l'altro. Faccio sempre video dove faccio ringraziamenti e roba del genere. Purtroppo vi ho già ringraziato in tutti i modi possibili, quindi sto facendo fatica a pensare a qualcosa di nuovo. So che può sembrare strano e un problema abbastanza insensato, però è vero, quindi vediamo cosa riesco a combinare. E tra l'altro vi ho detto anche un bel po' di tempo fa che forse verso la fine del 2018 avrei avuto la fibra, ma qualcosa è andato storto e probabilmente non avrò la fibra ancora per un bel po' di tempo. Ma quindi sono queste le previsioni per il prossimo anno. Io rimarrò in questo modo qua, sta a voi fare tutto il resto, e assolutamente io rimarrò qua adesso, aspettate. Adesso mi metto qua, seduto, e tocca a voi fare tutto il resto. Ci vediamo il prossimo anno, se le cose non sono andate come ho detto io, ovvero 696.000 iscritti, capelli tagliati e serie di Minecraft finita, è tutta colpa vostra. Quindi mettetevi a lavoro e per contribuire appunto a portare il canale a 696.969 iscritti, sì, dovete mettere mi piace, dovete commentare il video, perché così mi aumentate la probabilità che l'algoritmo consigli i miei video, perché credo che funzioni così, non ho idea in realtà. Iscrivetevi al canale, distruggete la campanella e condividete questo video qua, perché una persona che conosce il canale attraverso questo video qua sicuramente avrà un'ottima opinione del canale e saprà di cosa sto parlando. No, ma vabbè, ci vediamo nei prossimi giorni con altri video, molto più seri in realtà. Ciao a tutti. Possiamo levare l'albero di Natale? Speriamo non si sia rotto. È venuto bene, spero in telecamera. Allora lo sposto subito.